Sono Matano Brambilla, emergenza sfratto Sartoria Teatrale Canzanella. Presidente, la illustro io. Salve, buongiorno a tutti. Allora sì, sarò abbastanza concisa sulla Sartoria Teatrale Canzanella. Tutti sanno chi è Canzanella, ha una storia di 45 anni circa come Sartoria Teatrale, la più prestigiosa di Napoli, tra le maggiori sartorie in Italia, dà lavoro a tantissime persone, ma stanze specializzate inserite nel circuito culturale e turistico della città. Il titolare è stato insignito del titolo di maestro artigiano, ha un'esperienza nel settore dal 54, e spettacoli teatrali, televisivi, cinematografici sono stati affidati a questa sartoria, non ultimo il commissario Ricciardi, che da poco è andato in onda sulla RAI, e il giorno 19 febbraio del 2021 si è discusso in commissione cultura di questo sfratto. Tempo fa il Comune di Napoli aveva assegnato a Maestro Canzanella un grande appartamento a Piazza Sant'Eligio, nella zona di Piazza Mercato, in comodato tutto gratuito. All'epoca, l'assessore dell'epoca, Nino Daniele, insieme al sindaco, riconobbero a Canzanella la sua qualità di patrimonio, eccellenza da tutelare, e chiesero di fare solo delle piccole modifiche. Però attualmente, praticamente, il Comune di Napoli ha preteso gli arretrati del fitto accordato dal 2015. Tutto lo sabbio è stato sgomberato e hanno chiesto lo sfratto della sartoria. Allora, si tratta di abiti antichi, preziosissimi, in qualsiasi parte del mondo ci farebbero un museo, perché è un'eccellenza, è un unicum nel suo genere. Io penso che non si possa disperdere un patrimonio del genere e magari vederselo importare via in qualche altra città, perché poi una volta che è arrivata la notizia che praticamente avevano sfrattato la sartoria Canzanella, si sono offerte da altre città d'Italia di accogliere questa sartoria. Io il Movimento 5 Stelle, insieme al consigliere Matteo Brambilla, invitiamo il sindaco e la giunta a bloccare immediatamente la procedura di sfratto e ripristinare la fornitura di energia elettrica e riparare l'ascensore. Però forse, dato che questo l'abbiamo preparato a febbraio, può darsi che l'ascensore sia stato riparato, se non ricordo male. Regolarizzare il contratto con la sartoria teatrale Canzanella per un periodo transitorio. Trovare il modo di trovare una giusta collocazione ricercando nel patrimonio a disposizione di proprietà comunale per la sartoria, ma che non sia solo un deposito, bensì venga creato e realizzato un vero e proprio museo del teatro napoletano e dei costumi teatrali e cinematografici della sartoria Canzanella nel territorio del comune di Napoli, perché non possa, ripeto, non si può perdere una eccellenza del genere. Prevedere altresì di incentivare la nascita di una scuola annessa alla sartoria affinché l'arte sartoriale teatrale possa continuare nel tempo ed essere tramandata ai posteri per non disperdere questa grandissima tradizione artigianale di eccellenza napoletana. Promuovere sul territorio comunale di competenza la creazione di un progetto di valorizzazione culturale con sartorie teatrali, laboratori e esposizioni di costumi. È necessario soprattutto lavorare in sinergia, riteniamo questo, con tutte le istituzioni preposte e rivolgere immediatamente un appello alla Regione Campania, al Ministero della Cultura e al Ministro del Lavoro affinché siano messe a disposizione delle risorse per finanziare non solo la riqualificazione dei locali necessari da individuare, ma anche progetti di formazione di nuovi talenti e maestranze della sartoria napoletana. E vi devo dire, a me questa cosa, da scenografa e costumista teatrale che ho studiato all'Accademia, è una cosa a cui tengo tantissimo. Perché da studentessa mi ricordo benissimo come tantissimi di noi, non io, ma tantissimi colleghi siano andati a imparare il mestiere alla sartoria Canzanella. Non si può perdere, quindi vi invitiamo il sindaco e invitiamo tutti voi a firmare questa mozione perché è una realtà che non può andare dispersa in questo modo. Grazie. Sono stata breve. Grazie, grazie. Brambilla, fai gli applausi a distanza.